Si è tenuto ieri pomeriggio a Gauro l'evento A passeggio con il paesologo. Lo scrittore Franco Arminio ha condotto i presenti in una passeggiata storica tra le strade del borgo, scandita dalla lettura dei suoi brani, alcuni dei quali completamente inediti. La gente si comporta come se non fosse viva. Non è da vivi camminare per strada senza la passione del guardare. Non è da vivi stare seduti a litigare col proprio ronzio. E poi che brutta cosa sciupare la salute. Ogni attimo senza malattia dovrebbe essere divino. Ecco, io già godo che fra poco torno a uscire, vado a vedere un altro paese. Ho capito che molti hanno deciso di vivere da moribondi. A questo punto l'ho capito. Allora mi rivolgo solo ai vivi. Esultate per la cena, per il sonno, per l'abbraccio. Cantate al telefono e per strada. Cantate ogni parola e ogni silenzio. Dove siete voi, nessuno si può permettere di trascurare la gioia. Un momento importante per riflettere sul valore delle tradizioni e per rivivere e guardare Monte Corvino Rovella con gli occhi poetici della paesologia. Per me i paesi non sono affatto la retrovia del mondo, ma l'avanguardia. E non è affatto vero che i paesi stanno per morire, ma il tempo che verrà sarà il tempo dei paesi. Quindi sono qui in questo gesto di attenzione. I paesi hanno bisogno di attenzione. Quindi leggerò le mie poesie, racconterò le mie storie nello spirito di chi crede fortemente nei paesi. L'Italia si salva se torna nei paesi. Tutto questo avviene all'interno di un progetto che sono i Borghi di Natale. Crediamo che questo possa essere un momento per un volano importante del Monte Corvino Rovella e soprattutto per tutelare la frazione Gauro, che è una delle frazioni storiche e artistiche più belle del territorio, e lo facciamo perché crediamo in un rilancio storico, artistico e culturale di Monte Corvino Rovella, in particolar modo della frazione Gauro.